possiamo teletrasportarla. Let's go. E qui la festa. Deve far fuori l'orcologa, perché sennò continueremo ad arrivare con altri orchi. Eh sì. Bacche che costano 4. Oh my lord. Andremo di mascotte, ragazzi. Mascotte abilità principale. Braccio di ferro. Mi sa che vado, sì, vado virale, ragazzi. E scienza missilistica. Dovrò fare una giocata imponente qua. O Banasaurus oppure Super Muschio. Qualcosa farà. Una banana che costa 5 soli. Oh bro. Questo è GG, ragazzi. Meteorite. Nuovamente ben ritrovati, un saluto a voi, veri appassionati, amanti di questa serie, di questo gioco, Piante contro Zombie Eroi. Ufficialmente si comincia l'anno con la serie e con il mazzo che vi sto mostrando in questo momento. E prima di saltare con le conclusioni, ragazzi, non sottolineando la cosa ovvia, devo fare una piccola premessa che riguarda questo mazzo e perché lo state vedendo in questo momento qua nel gioco. Perché pianificando il contenuto di questa sera avevo tutta l'intenzione, ragazzi, mi era venuta voglia di provare nuovamente a rispolverare la categoria sportiva, e andando tra i vecchi mazzi, le vecchie trasmissioni che riguardano questa categoria, ho notato una cosa stranissima, e cioè che non ho mai avuto la giusta fantasia di provare un mazzo teletrasporto orcologa con la categoria sportiva, ragazzi. Pazzesco, pazzesco. E parliamo di un mazzo, di una strategia che è vecchia più o meno quanto il gioco. L'orcologa, ragazzi, così come difesa zombie, sono due carte evento che sono apparse nel gioco, credo, tra i primi posti nel ciclo delle carte evento disponibili fin dall'inizio. Quindi sì, eccoci qua. Veramente, ho fatto di tutto e di più. Quasi, ragazzi, non ci ho creduto, però con tutti i mazzi che ho fatto per questa categoria sembra quasi che ci ho girato intorno a questa versione qua, perché abbiamo fatto mazzi orcologa orchi, ragazzi, con pesta piante, abbiamo fatto un mazzo sportivo con pesta piante, abbiamo fatto un mazzo controllo orchi con pesta piante, abbiamo visto il mazzo sportivo senza la mascotte connettona, abbiamo visto il mazzo sportivo blob budget con ruggibullone. Insomma, le abbiamo viste tutte, ragazzi, tranne questa. Quindi sì, arrivati a questo punto, 5-6 anni dopo, il punto di domanda rimane, ossia: è ancora abbordabile questa versione del mazzo con la categoria sportiva? Vale ancora, ragazzi, vale ancora farsi questo mazzo e utilizzare il multigiocatore nelle leghe alte? E certamente questa domanda troverà risposta quest'oggi, perché, ripeto, a parte la carta ambiente, ragazzi, tutto il resto appartiene principalmente al set premium. Ci sono alcune carte evento e poi certamente la carta ambiente appartiene al set galattico, quindi al secondo set del gioco. Però a parte le carte evento virale, orcologa e difesa zombie, che sono tutte e tre carte evento aggiunte nel gioco molto presto, molto prima, tra le prime credo siano state, tutto il resto appartiene al set premium. E quindi ci sta, con l'arrivo di altri set nel gioco si è ampliato anche il numero di problemi e di fatiche che può subire questo mazzo,
Ed è ciò che dobbiamo scoprire, insomma, nel multigiocatore portandolo. La giocata ideale, ragazzi, perché appunto, perché farlo con Ruggibulone, la giocata ideale che non ho mai pensato di applicare a questa strategia è di teletrasportare l'orcologa al terzo turno. Sapete tutti che l'orcologa ha la sua fragilità al secondo, se la volete giocare scoperta, perché molto spesso trova una risposta efficace da parte dell'avversario, magari con le bacche nella categoria Kaboom, magari con un cavolbotto, una spara semifocosa nella categoria gigante e così via. Mille risposte, ragazzi, mille risposte. Ruggibulone ha la possibilità di teletrasportare Orcologa al terzo turno e, guarda caso, al quarto, ragazzi, c'è già la possibilità di schierare un orco, visto che nella categoria sportiva non ci sono orchi al quinto turno, quindi nemmeno dobbiamo fare calcoli strani, insomma, somme strane. Semplicemente applicare questa linearità, teletrasportare l'orcologa al terzo turno. Se abbiamo l'orco in mano, ragazzi, in specifico difesa zombie, al quarto già schierarlo. In questa maniera avremo un orco al quarto turno che incrementa di 2 il costo dei trucchi nella mano avversaria. Razzo fasullo non potrà essere utilizzato per far fuori difesa zombie e guadagnerete un sacco di caratteristiche, un sacco di vantaggi sull'avversario, ragazzi, con questa strategia. Quindi, idealmente, con il teletrasporto, ragazzi, le 4 coppie dell'orcologa, i 2 orchi, 4 coppie di difesa zombie dell'orco da Rodeo, cercherete di fare questo salto enorme sul campo da battaglia, cercando di stare davanti all'avversario, e poi successivamente, una volta che posizionerete questi orchi massicci, venire con tutto il resto della categoria, con il supporto giusto, in principale con la mascotte, ragazzi, quindi iniziare pian piano a potenziare questi orchi. Se vengono affrontati, quindi man mano perdono caratteristiche in difesa, con la mascotte le recuperiamo queste caratteristiche, dare loro immunità ai danni con zombie allenatore, oppure controllare, manipolare le file affinché possiamo sempre stare davanti all'avversario. Virale, ragazzi, virale come giocata finale che si fa, ormai sapete tutti l'applicazione di virale con la categoria sportiva, in generale con la categoria calorosa, e un minimo di controllo intanto che vediamo di applicare la nostra combinazione. 2 coppie della scienza missilistica contro la categoria gigante, principalmente, però ci sono piante massicce anche nelle altre categorie. 4 coppie della pietra rotolante, ragazzi, ho deciso di andare full on con la pietra rotolante perché abbiamo presente nel mazzo anche 2 coppie della carta ambiente, quindi perché non sfruttare l'utilizzo della carta ambiente con le 4 coppie di pietra rotolante. E infine ci rimangono 2 posti da occupare con campioni di braccio di ferro. Preferisco lui al posto del gladiatore, ragazzi, perché il gladiatore con 2 coppie, il problema di averne 2 coppie è che molto spesso le si pescano qua e là nei turni finali. Nei turni finali, ragazzi, il gladiatore a livello offensivo crea poco, veramente veramente poco. Ci serve più sostanza e secondo me braccio di ferro con anche la sua abilità può diventare un problema molto velocemente sul campo da battaglia. Se poi lo aiutiamo anche con la carta ambiente o con orco da rodeo o il lottatore, gli possiamo incrementare la forza e a livello offensivo può provocare qualcosa. Quindi 2 coppie del gladiatore preferisco di no, ragazzi. Se invece si potevano utilizzare 4 coppie, beh, ci potevo pensare, però non è il caso di questa versione di questo mazzo. Non vogliamo andare così difensivi all'inizio, preferisco la combinazione pietra rotolante con la carta ambiente. Infine, piccolissime note da sottolineare. Perché solo 3 coppie di zombie allenatore? Perché zombie allenatore, ragazzi, preferisco utilizzarlo in combinazione con gli orchi, ok? E non in assenza di orchi, salvo rare eccezioni nel caso in cui avremmo schierato sul campo da battaglia già la mascotte o 2 mascotte, ragazzi, e avremo virale in mano. Quindi in quel caso ha senso magari spingere verso il letale semplicemente con questi zombie in assenza degli orchi. Però
Con zombie allenatore la sua abilità si rincorre molto velocemente a dover occupare tutte le file, tutte le nostre file con questi zombie fragili e poi non avere più spazi da utilizzare per schierare zombie più massicci come nel caso di dei due orchi. Quindi daremo l'opportunità all'avversario di ritornare in partita una volta che occuperemo tutte le file e perderemo anche l'immunità data dall'abilità di questi zombie allenatore, specialmente nel caso in cui non avremo virale. Quindi ecco perché soltanto tre coppie, perché certamente non lo vogliamo utilizzare fin da subito, bensì dovrebbe essere una giocata intelligente che va utilizzata a seconda della situazione. Però principalmente lo associeremmo ai due orchi oppure in combinazione con virale, ragazzi, e mascot. Mi piace, ragazzi, come è venuto il mazzo, mi piace la sua compattezza, mi piace questo colore, questa categoria. Vediamo di trovare finalmente la risposta a questo mistero, a questa domanda universale. Che aspetta da 5 anni a essere applicata. Toc toc, c'è qualcuno là dietro? Una pianta, voglio una pianta. Chi ha risposto? Ah, Cristo santo. Siamo a posto. Ok, abbiamo il teletrasporto. Togliamo il virale, ragazzi. Carta ambiente ci sta. Ci teniamo il teletrasporto. No, se non abbiamo zombie o orcologa. Quindi ricicliamolo. Zombie allenatore. Yeah. Teniamoci questa mano. Pietra rotolante ci serve. Per tricarotapo e quant'altro. Lima Pleodoronte. Ok, tipico. Sarà una strategia a tempo devastante del Cedro. Ex Lega definitiva. La risposta giusta è investire questa pietra rotolante adesso su Lima. E poi che si fa ai turni successivi? Si gratta il culetto. Ovviamente. Lo si lascia per un turno? Bro, perché non abbiamo... Ci serve il lottatore. Lo lasciamo un turno, ragazzi. Vediamo che peschiamo. Dani, ciao. Oh, finalmente abbiamo lottatore. Mi sa che lo schiero, ragazzi. Galactic Cactus. Se n'è pas un problema. Spostiamo il Lima qua. E credo ci tocca passare il terzo turno. Yes, 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 yes. Passiamolo. Ok. Allora, giochiamo la carta ambiente qua, ragazzi, perché il cucciolo si sposterà, una volta trasformato, si sposterà in seconda fila. E mi sa che uso la difesa adesso sul di lui. E togliamo di mezzo lui. Togliamo di mezzo Lima adesso. Ha mischiato troppi fagioli nel mazzo. Il cucciolo si sposterà in seconda fila, quindi non attaccherò. Lo so, sono un genio. 2000 punti di quoziente. Orcologa! Oh! Ah, la giochiamo al prossimo turno magari con scienza, ragazzi. Scienza qua, scienza missilistica sul cucciolo. Vorzesi. Giochiamo l'allenatore qua. Yes. Oh yes. Sto tizio non scherza. Ha tutta l'intenzione di arrivare nuovamente alla Lega definitiva. Oh no! Jesus Christ, man. Stupido Lord Amido. Pietra. Magnifique. Ui. Ho paura di non ti scordare di noci.
Ci becchiamo altri 4 danni, sono tanti. Bro 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 bro. Facciamo così. Ci serve in vita l'orco loga, assolutamente. Perché prossimo turno voglio combinare l'orco con uno dei trucchi che costa un cervello. Dove andare scienza in questo momento? The heck? Che schifo. Bam 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 bam. Ok? Ok. Sa che vado scienza qua. Prossimo turno difesa zombie pietra probabilmente su sto capocchione. Gli sta regalando troppe carte. Che partita, signori! La state notando? Questa partita? Cardio palma. Oh, yeah, bebè. Ah, possiamo nel caso giocare entrambi i trucchi. Ok. Ah, ti sei scordato della... Eh? Ah, ti sei scordata, sì, della carta ambiente. What the heck? What is this schifo, man? Bro. Sì, lo facciamo fuori. Fuori dalle scatole, capucchione. Dove è Orco da Rodeo? Ci serve. Adesso userà trasfigurazione in seconda fila, già me l'aspetto. L'ho visto nei suoi occhiali. Non si vede, ragazzi. Perché usa gli occhiali al tavolo di poker? Vedo le sue carte nella mano. Sta parando le chiappe questo cucciolo, non capisco. What the heck, man? Virale, l'altra scienza. Andiamo con il lottatore. Manipoliamo un po' queste file. Ok. 3 danni colpo perfetto sulla fila anfibia. No bueno, no bueno. Non molto bueno. Non molto bueno. Che cavolo mi gioca sto tizio? Che muore gratis. Bro, ma fai il contrario. Si è panicato. Non ti scordare di noci in prima fila e Galactic Cactus in quarta. Che combina sto babbeo? Ah, trasforma il cucciolo? Vabbè, lo faremo fuori il prossimo turno con scienza, ragazzi. E attaccheremo direttamente. Che combina sto tizio? Galactic Cactus in quarta fila, bro. Un'altra difesa zombie. Ah, è da giocare. È da giocare. Beh, sì. Facciamolo. 3 carte nella mano. Può vincere in quarta fila. Si occupa la prima e la terza. No, la prima deve occupare. E ha vinto. Bro. Ma ha vinto comunque anche se non giochiamo. Quindi tocca rischiare. Nella speranza che mi giochi un bestione enorme. Oppure che non giochi niente sulla quarta fila. Dai, giocami un bestione. Topa di rovo. Vai di topa. Topa. Devi occupare 2 volte la prima fila, ragazzi. Viori stringente. Beh, ancora letale. 4-1 è letale. Aveva un trucco. Possiamo vincere qua. Bro, come on, man. Mi ha bloccato sto babbeo. You kidding me? Wow. Ci servono soluzioni qua. Pietra! Ah! Perché?
Perché ha bloccato? Ma dai, che chiappe. Ma perché? Per chi sta dando una mano il gioco? Stiamo prendendo a schiaffi con la categoria sportiva. Abbiamo qua un minimo controllo, ragazzi. Ah, contro le lapidi. GG? È GG questo? Forse GG in quarta fila? Yes! Wow! Ah no, in seconda, scusate. Mi sono panicato per 2 secondi perché non mi dà la possibilità di far fuori quel tizio. Mi ero reso conto che aveva 3 d'attacco. LOL. Let's go, baby! Che vittoria splendida! Contro il Cedro ex Lega definitiva. È un mazzo a tempo con control. Mazzo a tempo. Con schiaccia sassi, però. Fortunatamente la categoria sportiva ha poche labili. Trovato pane per i suoi denti quest'oggi. Signori. Beh, devo dire che questa partita. Non so voi, però. Ma è impressionato. Quasi quasi. La vedrei come una risposta alla domanda. Come una risposta più che positiva. Eh? Di che parliamo? Solida categoria, ragazzi. Facile da comprendere. Giocate lineari. Un altro tizio tosto. Abbiamo l'orcologo, ma non abbiamo teletrasporto. Scienza missilistica. Contro chi? Tocca andare il dilottatore. Abbiamo. Wow. Dammi teletrasporto, ce lo ridà. Andiamo con questa mano, ragazzi. Cribbio. Sto tizio va a swarm, è finita. Questa pietra ce la dobbiamo tenere per un ammiraglio, per un... Lima, non so, Lima. Nah, ci teniamo contro un nastro fungo, un ammiraglio. Sicuramente ciclo berretto. Passiamo al turno. Un altro Lima. E che cribbio. Tocca far fuori adesso qualcuno. Facciamo fuori il tizio sulla fila anfibia. È più difficile da controllare. Giovane vinceva lui. Il turno prima. Se non si impanicava. Allora. Mi sa che... Wow. Povere bacche, turbinio. Mascotte, andiamo di mascotte. Mascotte e allenatore. Mi sa che gioco l'orcologa qua, evitando l'abilità principale. Se ha le bacche, vabbè, buon per lui. Vediamo prossimo turno con la mascotte e la carta... no, è... Ah, è mazzo Pinoclone? The heck? Ha senso dare difesa a lei a questo punto? Mi sa che questa ce la teniamo per un'altra cosa. Mi sa che passo, mi tengo quella abilità. Andiamo con difesa zombie. Carta ambiente. Ok, possiamo sostituire pure la carta ambiente. Giochiamo. Giochiamo difesa zombie qua. Questo è il quarto turno. Quinto turno possiamo venire... O allenatore carta ambiente oppure lui è difesa. Si vedrà. Si vedrà, signori. Ecco l'ammiraglio. Perché questa carta ambiente? Non capisco. Vabbè, si prepara il Pinoclone.
Mazza, che sfiga con i funghi per due. Bello mio, che sfiga. Questa la teniamo per adesso. Che sfiga, sì, bella sfiga. Giochiamo allenatore e carta ambiente. Oppure mascotte. Mascotte sopravvive a due pinocloni con il trucco. Mi sa che vado di mascotte, ragazzi. Yes, 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 yes. Vai. Sostituiremo la carta ambiente e daremo difesa alla mascotte probabilmente. Che hai in mano? Pioggia. Avrò pioggia in mano. O funghi champignon. Vai di pinoclone, big boy. Riempi tutte le file. Talpa cavolo invece. Non ha pinoclone, ha talpa cavolo. Schifezze. Schifezze. Allora, ci curiamo e diamo difesa? Carta ambiente. Aspettiamo a curarci. 3, 2. Voglio dare difesa alla mascotte. Perché è essenziale a questo punto. Bel po' di presenza qua. Questa la teniamo per pinoclone. Lo può ancora pescare se per quello. Allora, allenatore. Vai. O cura pure l'abilità principale. Si vedrà. Quella fine anfibia è problematica là. Gli ha dato un tizio con fusione. Ma tu pensa. Astrofungo, ok? Altra talpa cavolo. Jesus Christ, man. Schifezze. Schifezze su schifezze. Allora, sta talpa cavolo la dobbiamo levare prima o poi. Ci curiamo adesso, ragazzi. Let's go. Due talpa cavolo. È andato direttamente. Che turno era questo? Sesto? Sì, facciamolo fuori. Abbiamo scienze in mano. Non abbiamo più un metro blocco, quindi virale, ragazzi. A più non posso. Tre carte in mano c'ha il tizio. Mi sa che andremo di abilità su di lui, perché ci può provocare danni su quella fila. Schieramento corposo, eh? Che ne dite? E ancora deve usare la sua abilità. Non ho capito che abilità. Ha usato pioggia? Non credo. Che abilità c'ha sto tizio in mano? I have no idea. Mi sto gasando. Peggio di questa mascotte. Quando tifa per la squadra. Ribes ad alta tensione. Gli ha dato questo? Ok. Ah, i funghi champignon. Broski. Funghi champignon. 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 Poverino. You're freaking done, man. No, non c'è senso di pioggia. No. Ci teniamo la pietra. Ah.
Wow, possiamo vincere qua. Signore, di funghi nel mio piatto ne ho visti. Ne ho visti tanti. Però questi, chi li ha cucinati? Chi ha cucinato questi funghi? Wow, ha esagerato con la cottura. Bro, gente di calibro quest'oggi. Lega attacco, signore. Stiamo affrontando lega attacco. Difesa zombie. Difesa zombie così buono contro sto babbeo. Però ci serve la tizia. Lui anche al terzo turno non è male contro la tizia. Mi sa che mi tengo questa mano, ragazzi, sapete? Vado carta ambiente e poi lui sulla carta ambiente. Probabile. Sì. Magari ha intenzione di giocare banane o doppia menta. Lo freghiamo per bene. Per pietra rotolante pure. Spero non abbia meteorite. Wow, non gioca nulla. Spacciato questo tizio. Spacciato sì. Mascotte. Vai di mascotte. Lo potenzia. Ma tu guarda. Ma tu guarda. È partito con meteorite. Dannazione. Non ha usato meteorite perché? Per quale motivo? Non ne ho idea. Mi sa che gioco un'altra mascotte, ragazzi. Qua. Perché se gioca Banasaurus in terza fila andiamo di carta ambiente. Invece va di lui. Scemonite. Scemunito proprio. Facciamolo fuori. Potevamo pure non farlo fuori a usare lei sulla carta ambiente. Siamo a cavallo qua, signori. Corsa cavalli. Ah, lo rigioca. Lol. No! Tocca proteggere la mascotte, signori. Proteggiamo la mascotte a tutti i costi. Abbiamo difesa zombie contro le combinazioni del tizio. Ho detto che è essenziale difesa zombie contro sto babbeo. Abbiamo pure lapide. Bro, holy moly. No way, bro. Broski, no way. No way. Oh, no way. Andiamo di lui. Per adesso. Oh, 69. Tanto sai che questo è un altro lottatore, quindi. Ok, buono, bella giocata. Bella, bella giocata. Magnifica giocata. Facciamo fuori il super muschio. Curiamoci così Pugilsemo lo facciamo fuori il prossimo turno con spuntatina. Sei fregato, capitano combustibile! Fregato male! Che può fare contro sti bestioni qua, ragazzi? Nulla! Perché non ha
Non ha trucchi da controllo contro sti bestioni. Wow, attacco bonus che costa 6. Oh lol. Oh lol. Sì, sì, ci hai provato, bro. Ci hai provato. Ci hai provato. Dai. 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 Ci hai provato. Vai, nanno. Ma che siamo nel 2017, ragazzi? Siamo nel 2016? Cos'è questa sensazione? Strana. Sono ringiovanito di 5 anni vedendo i risultati di questo mazzo di multigiocatore. Un altro capitan combustibile. Abbiamo l'orcologa. È un problema però se va agro sto tizio. Vabbè, ci tiriamo la mano. Dammi difesa, pure l'abilità. Oh, magnifico. Grande. Possiamo teletrasportarla. Let's go. Possiamo teletrasportarla al prossimo turno. Passa il turno pure il tizio. La teletrasporteremo, ragazzi. E poi giocheremo difesa zombie. Tira fila alta. Let's go. E qui la festa. Lol. Deve far fuori l'orcologa, perché sennò continueremo ad arrivare con altri orchi. Orchi, poi mascot virale. Eh sì. Bacche che costano 4. Oh my lord. Andremo di mascot, ragazzi. Mascot abilità principale. Sta partita. Wow. Deve spingere perché... gli scontri diretti. Talpa. Ah, oh, carta ambiente. Crick. What the heck? Manco lo fanno fuori. Le crick. A sto tizio. Useremo l'abilità. Sì, abilità e magari possiamo pescare pure pietra rotolante. Ma non credo la useremo perché vogliamo tenere quella. Quella fila occupata. Oppure possiamo fare così. Oh mio dio. Vai di un'altra difesa zombie. Oh my god. Se non fa fuori la mascotte, mi sa che al prossimo turno andremo di virale e scienza. Ok. Manco lo fa fuori. Ridicolo. Disgusting proprio. Braccio di ferro. Mi sa che vado. Sì, vado virale, ragazzi. E scienza missilistica. Dovrò fare una giocata imponente qua. O Banasaurus oppure Super Muschio. Qualcosa farà. Sta a 9. Una banana che costa 5 soli. Oh, bro. Questo è GG, ragazzi. Meteorite. Jesus Christ. Capitan combustibile, se non va agro contro questo mazzo.
È il suo incubo peggiore. Abbiamo mascotte. Braccio di ferro. Bella linearità. Perfetta mano, ragazzi. Perfetta mano. Giocheremo lui 5 danni. Sì, giochiamolo centralmente. Lima, va bene. Andiamo di lottatore in seconda. Se va di pugil seme lo sposteremo in centralmente. Doppia menta. Magari provaci, big boy. Mi sa che giocheremo la mascotte sulla fila alta. Wow! Oppure possiamo fare un'altra cosa. No, adesso ragazzi, perché se ha Banasaurus Rex ce la fa fuori prossimo turno. Giocheremo la mascotte qua. Perché se blocca e poi pesca qualcosa, potenziamento, chissà. La può far fuori, la giochiamo prima fila. Eh sì, ce l'aveva l'abilità principale. È solo quella. Ok. Si tiene quell'abilità. Sarà potenziamento probabilmente. Chi lo sa. Andiamo di lottatore. Andiamo di lottatore qua. Vediamo se schiera Banasaurus. Sposta il drago. Lo giochiamo qua. E facciamo fuori sto babbeo. Gli regala troppe carte. Che turno era questo? Quarto. Prossimo turno possiamo fare una doppia giocata. Vabbè, aspettiamo un altro turno per giocare pietra. Teletrasporto. Super muschio. Ok. Innanzitutto ci curiamo. E poi usiamo virale. Super muschio con ombra verde. Andiamo anche di teletrasporto. Un'altra mascotte, va bene. Ok. Super muschio un'altra volta. Sì. Scienza, non male. Andiamo di difesa zombie, ragazzi, qua. Adesso con Super Muschio non combina granché. È fragile, i trucchi costano un sacco. Si deve inventare qualcos'altro. Ok, però sta a uno. Sta a uno il tizio. Discretamente blocca. Fattibile, fattibile. Let's go. Allenatore. Easy, man. Easy. Andiamo di allenatore qua. E
E passiamo al turno. Che si inventa adesso? Ombra verde. Super muschio quest'oggi. Che giochiamo mazzo sportivo con difesa zombie. Storia triste. Condoglianze a questi avversari che pensano di fare qualche multicombo con questo tenerone, con questo cucciolo. Cioè, i denti c'è ancora in latte. Quei due dentini davanti. Un topolino. Eh sì. Tanti saluti a te. Un'altra partita ridicola. Wow. Easy, man. Easy. Come va questo mazzo? Torniamo alle tradizioni, agli albori di questo gioco, eh? Alle basi che abbiamo instaurato su questo gioco. Difesa zombie. Mi sa che me lo tengo. Ho fiducia in lui. Mi sa che questo me lo tengo o per le cric oppure per Pugil Seme. Vedremo. Girasole. Meglio di no. Ah, è Lega d'oro. Ci ho fatto caso solo adesso. Ci ritorno Orco da Rodeo. Va bene. Carta ambiente. Mi sa che vado di carta ambiente, ragazzi. Oppure no, terzo turno può fare una doppia giocata, può avere sparasemi bidirezionale. Assicuriamoci che non possa giocare sparasemi bidirezionale. Se ha l'abilità principale, beh, siamo sfigati. Giochiamola sulla fila alta. Ok, un altro girasole. Perfetto. Seconda mascotte la giochiamo qua centralmente. Elettrofiore? Lo possiamo fare fuori con la pietra a elettrofiore. Wow, ombrello? Come on, man. Mastica zombie. Ok, tieniti. Si vuole proteggere il suo girasole da un'altra probabile pietra rotolante. Wow, mastica zombie. Giusto uno della Lega d'oro gioca mastica zombie. Pesca carta. Ah, ecco. Stai giocando sporco, mastica. Ma cosa sono queste dannate pescate? Anzitutto facciamo fuori lui. E poi diamo difesa al mascotte. Stiamo giocando sporco da queste parti. Lottatore. Bananasaurus può provocare un bel po' di danni qua. Mi sa che gioco difesa sulla fila della carta ambiente. Schiaccia zombie costa 7 soli.
Ci piace vederlo. Ma va bene così. Questa abilità mi sa che... mi sa che me la tengo per adesso. Allenatore, non male. Andiamo di orco. Ok. Sei soli. Sacco di danni, ragazzi. Eh sì. Guarda sto tizio come va. Va bene così, va bene così. Spostiamo il girasole sulla filata. Becchiamoci questi 5 danni. Oh, magico. Magico. Let's go. Teniamoci l'orco da rodeo in vita, visto che abbiamo mascotte. Buonasera, ragione. Va alla grande il mazzo. È ridicolo. Sta prendendo a schiaffi gente di calibro alto. Oh, guarda che bella sinergia qua. Che bella sinergia. Ok. Controlliamo un attimo la situazione. Spostiamo lui in seconda fila. E... lol. Calmiamo un secondo la situazione. Teletrasporto, non male. Possiamo teletrasportare l'allenatore nel caso. Andiamo di sumo. Che mazzo è questo? Mazzo TK, non capisco. Bamburlo. Categoria verdeggiante, vedo un sacco di verdeggiante. Ok. Ha fregato un'altra volta. Ci provare. Farmi fuori la mascotte. Troviamo sto virale, ragazzi. Ci serve virale a questo punto. Abbiamo il nostro schieramento. Ci serve solo virale. Virale, dove sei? Virale. Niente virale. Peccato. Doppio attacco. Ancora non fa fuori la mascotte. Sì, ammazzo verdeggiante. Eh sì. Ok, fa fuori l'orco da rodeo. Ci libera una fila. E si perde qua, ragazzi. Abbiamo perso. Wow. Ci ha battuto una Mastigazilla della Lega d'Oro con un mazzo TK verdeggiante. Dovevo gestire meglio il turno prima. Forse dovevo lasciar perdere la mascotte e liberare una fila. Non avevo valutato il fatto che quel lottatore rimanesse in vita, ragazzi. Carta ambiente. Ombrello e ingrandimento. Combinazione che è giusto... nella galassia più remota dell'universo può succedere. Però, vabbè. Sono contento di aver visto quella combinazione in diretta almeno. Contro di noi. Signori, avevamo una partita in pugno. Gli serviva un miracolo. E quel miracolo l'ha trovato, quindi. Siamo stati puniti perché... non abbiamo ragionato
non abbiamo preso in considerazione quel fattore extra dell'OTK. Che sospettavo d'altronde. Però, carta ambiente. Devo andare di allenatore, sì. Peccato. Comunque, quinto turno. Teniamoci questa mano. Mi sa che passo il turno per adesso. Complimenti con la mastica, zio. Beh, adesso possiamo andare con la mascotte, sinceramente. Fila alta? Settore di rovo? Giochiamolo sulla fila alta. Gatlin, ciao a te! Lo sposta... Ok, lo prepara per il settore? Ok. Carta ambiente. Signori. Possiamo andare a orcologo a carta ambiente. Mi sa che vado così, sapete? Mi sa che vado a orcologo a carta ambiente, perché può avere settore. Gestiamo un attimo la situazione. Aglio, ok. Banana. Facciamo fuori... Che cavolo? Buccia di banana gli ha dato... Ma tu guarda. Facciamo fuori quella stupida banana. Andiamo di mascotte. Ah, potevamo giocare lui? Cavoli. Vabbè, non importa. L'orcologa rimane ancora in vita, ragazzi. Mi sa, siccome l'orcologa muore, mi sa che vado con l'orco da rodeo e poi... E poi difesa zombie in quarta fila. Penso. Sì. Assolutamente. Beh, possiamo pure non farla ammazzare. Togliendo Lord Amido da quella fila. Vediamo se ha un mangiatombe. Ok. Probabilmente ha. Schiaccia sassi. No, ok. Mi sa che sposto Lord Amido in prima fila. Pensare che fosse... Oppure in terza a questo punto. Dai, lasciami una fila. Fammelo far fuori sto babbeo. The heck, man. Che cavolo sta combinando sto tizio? Non possiamo giocare nessuno. Mi sa che sposto l'aglio qua. Faccio... Lasciamo morire l'orcologa, così giochiamo difesa zombie. Stai proseguendo la campagna su Neighborville? Il tubero manco fa fuori la mascotte, quindi. Mi serve l'abilità principale, pure un attacco bonus. Ok. Ecco, adesso la toglie. Che spreco, Dio santo! Che spreco di attacco bonus che costa 3 soli. LOL! Ma ormai il danno hai fatto, ragazzi. Ormai il danno hai fatto. Manco blocca. Oh mio Dio. Ormai il danno hai fatto. Un altro lottatore. Assolutamente sì. Yudai, buonasera.
meccanoide. Tec. Spostiamolo qua. Tutti gli altri c'hanno un attacco imponente. Andiamo di teletrasporto. Altra difesa zombie. Ok. Sta giocando solo carte evocate dal fotosintetizzatore. Ma sto tizio ha una strategia buona in questo mazzo? Non lo so. E non lo sapremo mai, visto che ha perso. Non ne ho idea. Mazzo radici? Immondizia! Baciamo! Questi bicipiti. Frutto della nostra intelligenza sportiva. Anni e anni di allenamento, ragazzi. Hanno portato questi risultati. Difesa zombie contro bagliore, non è male. Togliamo virale. Due difese? Però ci serve orcologa! Come on, man! Mi tengo il teletrasporto. E lottatore contro girasoli gemelli, secondo turno. Yes. Oh, yes. Vabbè, rampa già di suo, quindi. La domanda è: usare adesso il teletrasporto? E la risposta è no. Giochiamo il lottatore qua. Mazzo Psycho Pinocchione, eh? Probabilmente. Forse ho sbagliato, Cristo! Ho sbagliato! Perché gli ho dato questa pianta con protezione in quarta fila? Niente, devo spostare semplicemente l'astrofungo da un'altra parte. Che deficiente che sono. Vabbè, la risposteremo, non è un problema. Facciamo così. Questo era il terzo turno? Dammi la mascotte per piacere. Diamo il gioco, credo in te. Un altro teletrasporto. Che schifo. Ok. Dai, dammi la mascotte per piacere. Let's go! Tocca crederci fino in fondo. Signori, fino in fondo. Vai dove uso la filata. Tocca crederci. Con il cuore si vince. What? Ma che cos'è sto schifo? Sto tizio mi prende in giro per caso? Un mazzo misto d'altronde. Certo. Manco lo danneggia all'orco il prossimo turno. Non lo scalfirà, ragazzi. Zero. Le bacche costeranno 5. Ti piace bagliore? Ti piace questa combinazione? Oh sì che ti piace. Masochismo allo stato puro. Lol. Ah, sto babbeo, eh? Capisco. L'orcologa farà una brutta fine. Quindi... che turno era questo, scusate? Era... non capisco con l'orcologa. 4 con 3, 7 per lei, quindi 6 per noi. Prossimo turno, ragazzi, andremo di allenatore virale.
Quindi carta ambiente qua così. Così cosa? Così facciamo fuori qualsiasi cosa gioca e liberiamo le file, le prime file. Grazie orcologa del servizio, molto gentile. Vai di allenatore. Potevo andare anche mascotte allenatore, però preferisco virale questo stato. Martello che costa 7, ci piace vederlo. Andiamo con scienza. Sta a 2. E prossimo turno possiamo fare tutte e tre le giocate. Che volete di più? Che volete di più, ragazzi? Un tutorial? Questo è il tutorial. Lava calda che costa 9. Bagliore. Questo è un bagliore controllo, ragazzi. Con la strategia controllo. Non aveva pure Blebacchi nel mazzo. Poverino. Lol. Ci piace fare e vedere le cose in grande. Grandi numeri. Wow, che devasto. Solo che ma inizialmente mi ha scombussolato con quell'aggressività, perché ha rampato, poi ha giocato strofungo funghi per due. Quindi mi ha fatto pensare a un mazzo pinoclone, psycho pinoclone, mazzo agro swarm. E invece poi ha cambiato completamente pagina, passando alla strategia e controllo con tutti quei trucchi. Andiamo di lottatore qua. Va bene così, ragazzi. Passa il turno. Va bene così. Dammi un orco. Un orco. Niente orco. Mi sa che teletrasporteremo la mascotte, ragazzi, sapete? Sono pazzo? Contro di lei. Mi sa di sì. Facciamo entrambe le giocate. Mettiamo le pressioni. Puni torcino, tec. Vai sull'orcologa, orcologa! Non su di lui! Mi sa che teletrasportiamo la mascotte. Oppure no? Oppure no? Cerchiamo un orco? Ci serve l'orco, ragazzi. Eccolo! È arrivato! Giusto in tempo? Sì, è arrivato! LOL! Troppo tardi! Troppo tardi con quell'abilità. Baglione. Troppo tardi per te. Perché adesso inizieremo a schierare lapidi. Sei fregata. Sai cosa c'è dentro quella lapide? Oh, sì che lo sai. Lo sai bene. Bla 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 bla. Spostiamo sta tizia in ultima fila. Possiamo fare una doppia giocata qua. Prossimo turno avremo 8 soli? O 7? 6. Ok. Che calcolo che ho fatto. Mi sa che vado di. Mi sa che vado di lottatore e mascotte, ragazzi. Catch a meccanico, ok. 4-4 catch a meccanico. È sicura pure. La spostiamo catch a meccanico in terza fila.
No, mi devo curare. No, ma che mi devo curare? Siamo 18, che devo curare? Curo niente. Allenatore. Teletrasporto. Vai di un orco orco. Vai di un altro orco orco. Vai di orco altro orco. Hai sbagliato. Completamente. Mazzo controllo, eh. Peccato che non abbiamo difesa zombie. Però sta giocando più che altro piante da controllo per adesso. Ketchup, tripla mastica zombie. Ok. Bella roba. Allenatore, un po' tardi. Mi serve virale. Se mi va di un'altra mastica, perdiamo un sacco di terreno. Sto tizio. Ci serve o virale o pietra. Wow, ci libera tutte e tre le file. Incredibile. Vabbè, possiamo teletrasportare l'allenatore, ragazzi. Meglio. Fuori dalle scatole, big boy. Avevamo una sola difesa su quel campo da battaglia. Era fritto, salizio. Eccola, finalmente. Lasciamo che ci carichi il metro blocco. Grano copia. Bastardo maledetto. Esattamente 10. Che schifo. Wow. Ci rimane in vita solo l'allenatore. Bro. C'è ancora gente che gioca a grano copia. Tu mi fai volare come fossi una bambola. Ah, sto tizio, Dio santo, che noia. Sì, diamogli difesa. Mannaggia. Due orco da rodeo, una difesa zombie. Questo sta adesso iniziando a giocare pesantemente. Pietra rotolante. Non abbiamo pescato virale. Assurdo. Sì, tutto curiamoci. Lo blocchiamo. Orcologa. Passiamo al turno. Lasciamo così. Lottatore. Il problema è che non possiamo fare granché, ragazzi. Comprendete la situazione? Comprendete o no la situazione? Possiamo solo temporeggiare per la spuntatina. Ok, adesso arriverà spuntatina. Ci è rimasta solo spuntatina, no? Mi sa di sì. Let's go.
Dunque, tocca far fuori. Lui. Ok. Ok. Virale. Ci abbiamo 3 di vita. Vedi un po' te. Adesso abbiamo 1 di vita. No, 2. Fagioli magici. Dobbiamo pescare virale dopo virale dopo virale. Teletrasporto. Attenzione. Attenzione! Ci serve un orco. Un orco! Dammi un orco! Uno zombie mi serve. Dammi uno zombie. Dammi uno zombie, per piacere. Uno zombie. Oh, costa 7. Costa 7. Non ci voglio credere, ragazzi. Non ci voglio credere. Guardate. Bro, che schiaffo in faccia. Che schiaffo in faccia. Un turno prima. Ci doveva uscire un turno prima, ragazzi. Rendetevi conto. E lui aveva esattamente letale. So stupid, man. A testa alta, comunque. A testa alta. Ragazzi, perdiamo solo così. Non siamo mai stati dominati da nessun avversario, nessuna partita fino a questo punto. Non c'è stata storia. Di che parliamo? Zero storia, ragazzi. La possiamo teletrasportare a 5. Pure quarto se ci esce anche un orco da rodeo. Difesa zombie. Non c'è stata storia quest'oggi. Oh, wow. Sarebbe stato un ritorno epocale. Allora, mascotte al 3, allenatore al 4 e... così via? Oppure mascotte al 3 e teletrasportiamo al 4 la tizio. È da vedere. La può potenziare. È una brutta sensazione che vada di gran porcino prossimo turno. Non so perché. Mi sa che uso l'abilità qua, ragazzi. Gioco la mascotte su quella fila. Anzi, no, non... giocarla su quella fila. Sì. Ok. Sa che dovremmo temporeggiare qua. Allenatore pietra rotolante. Può potenziare sta cosa. Facciamo così. Tocca temporeggiare un attimo. Semi cosmico. Ci carica il metro blocco. Contento lui. Ci fa solo un favore. Grazie, molto gentile. Tutta questa gentilezza. Allenatore virale, ragazzi. Ah, mannaggia.
24 anni tra due giorni? Oh, oh. Assolutamente sì. Non so che possa inventarsi a questo punto la mastica questa situazione. Lol. GG ragazzi, secondo voi? Qua se pesca l'abilità principale può far fuori solo il lottatore, quindi andiamo di difesa zombie. Cioè, guardate questo gruppo di zombie, ragazzi. Non sono da incorniciare? Che squadra! Non si può paragonare a nessun'altra squadra, in generale. Top 3 squadra più iconica nella storia dell'umanità. Gli sportivi di piante contro zombie noi. Ci servono più sportivi, ragazzi. Voglio più sportivi in questo gioco. Wow! Voglio ritornare in partita con la cura? Mi dispiace per te, Mastica, però nessuna abilità ti aiuta in questa situazione. Se non questa, per temporeggiare un attimo. Ok. Ok. Solo che adesso i tuoi tacco costano 7. Perciò vedi un po' te che cosa ti inventi per la combo cura. Magari un ketchup, magari un amichetto. Problema è che non puoi fare combinazioni illegali con la carta ambiente. Già. Troppe caratteristiche, ragazzi. È impossibile tornare in partita. 69 un'altra volta. Ah. Clippate, ragazzi, questa immagine. Se non è un meme questo, non so cosa sia. Ci danneggia il 69. Il 69. Come osa? Ci ha rovinato... Ci ha rovinato il divertimento. Ste mastiche non hanno un senso dell'umorismo. Let's go, bella gente. Let's go. Facciamo l'ultima partita extra, bonus. Considerato che siamo già arrivati a 10. Abbiamo già fatto 10 partite, credo, quest'oggi, quindi facciamo l'ultima. Anche perché chissà quando sarà la quanto dovremo ancora aspettare per il prossimo mazzo con gli sportivi. Wow, 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 wow. Contro Spudao mi serve un attimo di controllo. Ok, ok, ok. Già mi piace. Già mi piace questa mano. Ci piace vedere l'avversario passare il primo turno. Due, tre. Si può fare. Solo che con meteorite abilità principale. Beh, l'abilità principale sinceramente è inutile. Sì. Ok, l'abilità principale, ragazzi, non lo aiuta. Quindi solo meteorite o bug nel caso. Al terzo turno. È da fare. Se ce la fa fuori va bene. Verremo con l'allenatore il quarto. Che tocca fare? Ma tocca spingere. Di prepotenza. Contro un Spudao che probabilmente avrà bug e... ciliegie. Ovviamente. Va bene, va bene.
va bene. Peccato. Mi dispiace, Orco, però ti tocca la panchina per adesso. Meteorite pure, che spreco, Dio santo. Mi sa che... Nah. Chi se ne frega. Passiamo il turno. Non lo so, mazzo controllo. Cavolo ne so. Cuscio libero orso. Sì. Ci sta. Sesto turno. Ciliegie esplosive. Ma che sta usando sto tizio? Il mazzo troll? Sta... ha visto la mia trasmissione, ragazzi? Passava, eh? Sta usando la strategia di controllo con la carta ambiente. Ste scienze saranno fantastiche allora contro la topa. Meteorite e abilità principale, ci piace vedere. Ci piace vedere questa cosa. Andremo di rodeo. Vai, rodeo qua. Schiaccia sassi, forse lo devo giocare in seconda fila. Così si toglieva la testa calda nel caso. Non lo so. Ok. Bel po' di danni. Spostiamo... Spostiamo lui qua. Teletrasporto. Giochiamo allenatore. Questo da dove è uscito? Lo utilizza per controllare? Bro! Ma che cavolo è quella giocata? Manco controlla sto tizio, ma è impazzito. Cioè non controlla le file. Ma che sei bevuto il cervello, vuole spingere. Sì sì, spingi. Spodavo, spingi per la vittoria. Andiamo anche di teletrasporto, ci servono altri trucchi. Magari una pietra o virale. Let's go. Sì, sì, spinge per la vittoria, Sputom. Blocca male. Un altro allenatore? No, mi sa che andiamo di difesa. E se gioca a topa sulla carta ambiente lo facciamo fuori con scienza. Ed è GG per lui. Se lo fa. Può andare anche di pietra, di bowling. Sta pensando, di fare una mossa su quella carta ambiente. Tre cervelli! Che ci faremo mai con sti tre cervelli, Spodown? Ok. Poi? Fammi pulire il danno che mi hai provocato. Queste bacche.
C'è un'altra giocata sulla carta ambiente? No. Dovrebbe essere letale. E in effetti lo è, perché anche se pesca bullone non ha piante sul campo da battaglia, quindi non si può proteggere in quarta fila. L'altra abilità è pioggia. Mi ha bloccato pure. Sì, fissala. Signori, questo è un signor mazzo. Che siate nuovi, che siate presenti su questo gioco da un pezzo, che siate veterani, ragazzi, indifferentemente dalla vostra esperienza su questo gioco, non potete sbagliare se volete tentare la vostra scalata nel multigiocatore con questo mazzo. Ecco la mia risposta alla domanda iniziale, assolutamente sì, questo mazzo vale la scalata nel multigiocatore. Certamente l'abbiamo provato qua nella Lega Diamanti, però considerando che le prime partite le abbiamo fatte contro gente di Lega Attacco, ex Lega Definitiva, ragazzi, contro mazzi meta, di che parliamo? Cioè, più ovvio di così. Un'altra conferma che mi ha dato il mazzo è il fatto di aver a questo punto azzeccato con il numero di coppie, ragazzi. Sui zombie nemmeno mi soffermo, perché alla fine i posti sono limitati, ragazzi. Tutto quello che è presente in questo mazzo è necessario, e i sportivi sono questi. Non c'è spazio per pensare ad altre combinazioni nella stessa categoria. Magari andare di venditore, o che ne so, qualcuno penserà magari di utilizzare anche Signore della Guerra, visto che molto spesso l'ho associato alla categoria, però in questo caso non trova spazio. Oppure tentare di andare con lo sportivo cosmico, ragazzi, vi fa perdere tempo, anche perché al terzo turno volete teletrasportare lei. Su di lui anche mi sono soffermato con il discorso, ho detto che non vale più di tanto, e avete visto che... No, avete notato, ragazzi, che il campione di Braccio di Ferro l'abbiamo schierato nei turni non iniziali, e avete visto che ci ha dato una mano, eh? È cresciuto, l'abbiamo fatto crescere, sia con Virale sia con le altre abilità, e ci ha fatto vincere le partite, anche lui. Forse è da discutere, ragazzi, se sforzarsi di... aumentare forse il numero di coppie del Braccio di Ferro, giusto per avere più presenza nei turni iniziali. Fortunatamente quest'oggi abbiamo affrontato un paio di avversari che hanno passato i turni iniziali, buon per noi. Però contro mazzi agro si può far fatica. Swarm anche. Tutto dipende, ragazzi, da queste due carte qua, perché sono le nostre carte essenziali per controllare e limitare l'offensiva avversaria, se ha quelle due strategie. Pietra rotolante contro mazzi swarm e lottatore pure per far fuori elementi chiave di quella strategia. E lui sempre per strategia e controllo. Agro, scusate. Scienze missilistiche anche contro mazzi agro. Quindi... sì. Considerando però che il mazzo si basa sul utilizzare una combinazione specifica, certamente dovete trovare il compromesso, ragazzi. Quindi è stato un buon compromesso. Fin troppo bene girato il mazzo quest'oggi. Pazzesco. Splendido.